Che stai facendo? Ho appena finito di inserire il codice della carta di Achilles. Prova a vedere se si è sbloccato. Allora, vediamo. È vero, si è sbloccato! Fantastico. Dai, allora proviamo a giocare. Allora, andiamo in arena. Ok. E vedi, ci sono tre personaggi contro tre personaggi. Ma si possono cambiare? Sì, in questo modo. Allora, facciamo squadra. Così vediamo quelli che abbiamo sbloccato con i codici. Per esempio... C'è Titano! Va bene, mettiamo Titano al posto di Tifon, va bene? Ok, va bene. Si fa così. Sostituisci, Titano, bam, X. Adesso si fa combatti. E vai, iniziamo questo combattimento. Combattiamo con Tidarkans, vai. Allora, confermo. Ah, vedi? Oh, adesso iniziamo, guarda. Ci sono Zephyr, Titano e Kerion. Basta cliccare così. Tu spari in questo modo e poi puoi scegliere i personaggi. Ma sono identici al cartone. Sono uguali, sono veramente uguali. Adesso io lo sparo perché Xator... Oh, hai visto? Sì, vai! Kerion, Titano. Mitico. Stiamo vincendo, Giada, stiamo vincendo. Vabbè, con Titano abbio che si vince, cara. Guarda Zephyr col turno nel vortice. Bam! Ma anche gli attacchi sono identici. Abbiamo vinto, vittoria. Fantastico. Eh sì, c'è da dire che... Sia i personaggi che gli attacchi sono davvero uguali al cartone. Ma si può anche cambiare la location del posto? Sì, si può cambiare anche il luogo. Praticamente bisogna andare in collezione, okay. Si fa luoghi e vediamo quelli che abbiamo sbloccato. Ah, infatti qua ne abbiamo. Esatto, per esempio Darkor. Possiamo combattere a Darkor o possiamo combattere nella, da ovunque, comunque anche in Fortezza Fiamma, eccetera. Che bello, caspita. Sì, è proprio comunque bello. Comunque è davvero semplice sbloccare questa applicazione. Sì, è molto facile.